oggi si svolge l'Open Day del secondo istituto comprensivo di Nocera Inferiore e in questo momento siamo alla De Lorenzo, quindi scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Noi abbiamo inteso dare un'impronta dimostrativa al massimo in questo Open Day. Ogni aula ospita un'attività che i ragazzi hanno svolto con i propri professori. Quindi si spazia dalla tecnologia all'inglese, al francese, all'italiano grammaticale piuttosto che letterario. Noi quest'anno abbiamo svolto dei progetti importanti per quanto riguarda la lingua inglese. Stiamo dando un indirizzo linguistico all'istituto, quindi con il progetto EduChange che ha visto intervenire due madrelingua per 6 settimane in orario curricolare in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e fra 2 anni attiveremo il Cambridge International con una certificazione conclusiva a cui le famiglie potranno iscrivere liberamente i propri figli. Per quanto riguarda invece la scuola primaria, che c'è anche alla De Lorenzo, si attiveranno due prime e anche qui i bambini, interagendo con i più grandi della scuola, secondaria di primo grado, danno dimostrazione di tutto ciò che hanno condiviso e appreso con le loro insegnanti. A breve mi sposterò a Capocasale, sede centrale, dove c'è invece la scuola dell'infanzia che ha anche l'insegnamento dell'inglese in orario curricolare dall'anno scorso. Quindi, come dicevo, l'istituto inizia con l'inglese dalla scuola dell'infanzia, terminando poi con Trinity e Cambridge alla scuola secondaria di primo grado. E poi c'è anche lì la primaria, in numero maggiore, dove ci saranno dimostrazioni fattive e oggettive di quanto i bambini e i ragazzi imparano e quindi si sentono anche responsabili di mostrare ciò che sanno fare, ciò che hanno imparato ai genitori che ci onorano della loro visita.